Il diabete in Italia colpisce circa 4 milioni di persone, un numero destinato ad aumentare entro il 2040, quando potrebbe colpire fino al 10% della popolazione. A livello globale, entro il 2045 il diabete riguarderà un adulto su 8. La patologia è in continua crescita e in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, che quest'anno ha come tema diabete e benessere, FESDI, la Federazione Società Diabetologiche Italiane contro il Diabete, che comprende SID, Società Italiana di Diabete e AMD, Associazione Medici Diabetologi, ha lanciato la campagna Facciamo squadra attorno al diabete, che invita istituzioni, società scientifiche e pazienti a unire le forze per affrontare la sfida comune. La parola d'ordine deve essere prevenzione, quindi prevenzione per quanto riguarda il diabete tipo 2, che è prevenibile e che con corretti stili di vita e combattendo il sovrappeso e l'obesità può essere prevenuto, appunto. Prevenzione anche per il diabete tipo 1, anche se in realtà è ancora improprio parlare di prevenzione di questo, ma si parla di prevenzione della chetoacidosi diabetica, che grazie al nuovo screening che dal 2025 comincerà in tutta Italia, tenderà ad annullare questi esordi di diabete tipo 1 in chetoacidosi diabetica, che è una condizione pericolosissima che può portare anche alla morte. Negli ultimi anni, nuovi farmaci, terapie innovative e programmi di educazione terapeutica hanno migliorato significativamente la qualità di vita dei pazienti. L'innovazione sicuramente è un qualcosa che aiuta molto i diabetologi nella gestione del paziente con diabete. Noi ci aspettiamo parecchio in termini di innovazione, soprattutto in termini di innovazione terapeutica. Ad esempio, l'insulina settimanale sarà sicuramente un'innovazione molto importante, ma ci saranno anche i doppi, i tripli agonisti delle incretine per la perdita di peso, per la riduzione della glicemia. Quindi insuline nuove, smart, intelligenti, anche farmaci che aiuteranno a ridurre il peso, ridurre la glicemia e controllare i fattori di rischio cardiovascolare, nonché il rischio cardiovascolare stesso nei pazienti con diabete. La campagna Facciamo squadra attorno al diabete è stata lanciata a Roma nell'ambito del convegno di presentazione ufficiale della Giornata Mondiale del Diabete 2024, al termine del quale è stato firmato il manifesto dei diritti della persona con diabete e dei doveri dell'individuo e della comunità. Un manifesto importante, un po' la nostra Bibbia che tutti dovremmo seguire. Se io devo declinare poi questo manifesto, vorrei dire che è necessario che ci sia uniformità su tutto il territorio nazionale di quella che è l'assistenza alle persone con diabete, l'accesso ai nuovi farmaci, alle nuove terapie, che sono elementi fondamentali per poter avere una buona qualità di vita. E noi stiamo aspettando da AIFA che declini questa insulina settimanale.